No, non direi di confusione. Credo che il calcio sia pieno di questi episodi qua. È la classica situazione in cui se riesci a pareggiare quasi subito diventa tutto facile, se no più avanti passa il tempo e poi con una squadra esperta come loro diventa tutto più difficile. Chiaro, non abbiamo scelto delle soluzioni idonee, ma credo sia perfettamente normale per una squadra come la nostra. E poi anche il discorso, no, 11 contro 9, ma ci si dimentica che praticamente la squadra rimane in 9, va in 8 negli ultimi 25 metri. Cioè il vantaggio è di non prendere quasi più iniziative offensive degli altri, ma come situazione difensiva siamo quasi come fosse il discorso normale, perché se ti difendi negli ultimi 25 metri in 8 persone. Non credete, specie poi se trovi giocatori come questi, Portanova, eccetera. Non credete sia molto facile entrare dentro e fare gol facilmente, assolutamente. Diciamo quindi che comunque, insomma, poi alla fin fine è una partita dura, una partita alla quale il Pontedera comunque ha ribattuto anche mostrando una Ma maturità che... io sono soddisfatto perché, boh, forse perché parto sempre da un pensiero, ecco, mi avessero detto un precampionato che giocavo alla pari a Siena, Arezzo, Spalle, Maceratese, eccetera, ci si sta giocando, direi anche bene, perché il primo tempo credo un bellissimo primo tempo, insomma, in 11 contro 11. Poi potevamo andare in vantaggio noi all'inizio e secondo abbiamo preso l'1-2. Poi è chiaro, ci hanno avvantaggiato loro con le espulsioni, però la squadra ha ribattuto colpo su colpo, ha lottato fino in fondo con carattere, con voglia, con decisione. Io sono soddisfatto. Ecco, mister, il Siena si è lamentato molto della direzione arbitrale, tant'è che anche nella sua stampa. Lei Ma cosa ne pensa? io dell'arbitro, figuriamoci, faccio fatica a fare il mio. E alla fine, e credo sempre di aver sbagliato, cosa finiamoci se mi devo mettere a pensare anche all'arbitro. Lui, l'arbitro fa il suo. Però io credo che quando un giocatore prende per la giacca l'arbitro, che spera di non andare fuori? Se gli tira la giacca o pantaloncini, mi hanno detto, gli ha tirato la giacca o pantaloncini. Insomma, io credo. Noi di solito non si fa di tirare la giacca o pantaloncini all'arbitro e credo non lo dovrebbe fare nessuno. Poi sicuramente forse se fossi stato io in Siena, no? Prendi due espulsioni, ti dispiace, però non mi piace attaccarmi all'arbitro in ogni senso, vada bene o vada male. Ecco, fino a quando le squadre sono state in parità numerica, che partita ha visto, come se l'aspettava. Bella, bella, alla pari contro una squadra che è importante, è un giocatore importante, un due attaccanti come Mendicino e Bonazzoli importanti. È la prima volta forse che vedo i nostri difensori centrali in difficoltà. Però ho detto, la partita bella alla pari, che fino ai 2-1 non credo, ecco, che meritavamo di andare sotto noi 2-1 a quel punto. Nel primo tempo l'abbiamo fatta più noi la partita, solamente la traversa di Scappini, per esempio, sull'1-1, anche quella credo sia un'altra situazione importante. Una partita bella, aperta, alla pari. È chiaro, poi dopo il 2-1 e la doppia superiorità numerica, per forza, noi sempre là e non siamo riusciti a far gol prima e meno male l'abbiamo fatta all'ultimo tuffo. Ecco, mister, un'altra squadra come lei ha definito Arezzo fisicamente forte e tecnicamente forte. Si può dire comunque che è ancora un altro passo in avanti Ma rispetto al Pontedera con questi ragazzi, questa banda di terribili ragazzi? senza ombra di dubbio, mi hanno detto alla fine non ci avevo fatto nemmeno in casa, anche oggi 50 anni di differenza tra le due squadre, una domenica addirittura 55, mi sembra un trovalupa. Questo credo testimoni tutto, no? Bisogna essere strasoddisfatti, non soddisfatti, strasoddisfatti. E ringraziare e
far notare che i ragazzi stanno avendo una crescita importante e anche diversi che per ora non stanno giocando, prima o poi arriveranno perché in allenamento sto vedendo che crescano. Questo è molto positivo per loro e per la società. Vigilia si aspettava un Siena con questa fisionomia No. che mister Azzurri ha cambiato ancora una volta. E questo, ecco, volevo arrivare proprio qui. Che molto probabilmente, ecco, un'altra nostra sfortuna, tra virgolette, che il Siena molto probabilmente ha trovato il suo assetto idoneo, alla nona giornata. Non aveva mai giocato, sì, ha messo questi due esterni, praticamente sono difensori. Boron è un centrocampista esterno, ha sempre giocato a 5, ha fatto l'esterno, oggi ha fatto l'esterno alto e molto bene, è stato quello che ci ha messo in grossa difficoltà nel primo tempo. Chi lo sa se giocava sempre come aveva fatto fino ad ora, non entusiasmando, se la partita veniva più facile per noi. Però oggi ha deciso sì e credo che Siena abbia fatto una buonissima gara con questo assetto. C'è stata una partita nella partita, quella fra Bonazzoli e Furfano, veramente insomma. Io l'avevo già visto nel filmato anche domenica con la Maceratese e a Ferrara, e difatti mi stupivo, diceva il mio collaboratore, ha fatto un gol solo, però è sempre vivo, sempre, mamma, ma sempre bello. Cioè è la prima volta che vedo Polvani in sofferenza fisica. Polvani in sofferenza fisica non era mai stato nessuno, eh. Con Bonazzoli dura, dura, bel confronto, bello. E anche qui, anche se è un 79, 36 anni, però non a caso abbiamo tutte le gare nei professionisti in Serie A, in Serie A e B, non c'è ombra di dubbio. Nel secondo tempo l'abbiamo vista passeggiare su e giù per la panchina un po' nervosa. No, lo No, faccio ah, sempre, sì. faccio sempre, faccio sempre, lo faccio sempre perché, per stemperare comunque la tensione, senza ombra di dubbio. E non nervoso. Nervoso un po' alla fine perché ragazzi, come è normale sia, con la tensione di non pareggiare, sbagliavano mandando la palla dentro dove è la densità prima del tempo. Cioè lì deve avere la però questo. Ecco, all'inverso, il Siena contro noi 11 contro 9 vince la partita facile. Ecco, per dire la differenza tra le due squadre a livello, sono convintissimo di questo. Cioè, capovolto 2-1 noi, Siena 11, noi 9, Siena vince la partita facile. Perché il Siena non lo metteva tutti gli errori si è fatto noi, tutti i falli inutili abbiamo fatto. Lì l'unica cosa da fare è di non far fallo. O mandare la palla dentro prima del tempo dove c'è densità, dove loro sono sempre più di te. Il discorso è detto prima. 8 dietro la linea della palla negli ultimi 25 metri, se te gli mandi la palla lì nel mezzo, quando sono 5-6 e noi siamo 3, è il più grosso che tu possa fare, devi girare alla largo, andare a cercare la superiorità numerica esterna, però lo fanno i giocatori esperti, le squadre esperte. Noi abbiamo sbagliato, ripeto, però con il carattere, la determinazione, la voglia, con i credici fino in fondo, e non è un caso nemmeno questo perché è già la terza partita che recuperiamo dopo lo svantaggio in situazione a Savona uguale al 50esimo, mi sembra più o meno così. Segno che la squadra, almeno da questo punto di vista, è bella. L'ultima cosa, Paolo, per quanto riguarda il tuo Pontedera, altre due partite molto difficili, seppur per diversi motivi, avevi contro la Lucchese e la Pistoiese. Lo sappiamo, per noi sono tutte stratutte difficili. Poi, ecco, Lucchese e Pistoiese ancora di più perché anche Arezzo e Siena sì sono derby, però con Pontedera insomma il discorso è relativo. Lucchese e Pistoiese invece sono derby, specie il primo a Lucca per svariati motivi, anche per ex tra direttori, allenatori, eccetera. Lo sappiamo. Speriamo di migliorare ancora, speriamo di migliorare ancora, lavoriamo per migliorare ancora, se miglioriamo ancora raggiungiamo l'obiettivo, sono convinto. Se rimaniamo così dobbiamo lottare fino alla fine, però, ripeto, dopo 9 giornate mi sembra ecco, che
come si dice, una certa linea la squadra l'abbia già trovata. Poi la partita singola può succedere tutto, no? Però ecco, mi stupirei enormemente, ecco, che andassimo a Lucca e venissimo battuti, proprio battuti, battuti, battuti. Magari come l'anno scorso che non c'entrammo, forse fu una delle più brutte partite dell'anno. Sicuramente la partita la faremo anche a Lucca, poi come andrà, vediamo. Bilancio di questi 2 mesi a livello di Appunto, punti, ecco, sto soddisfatto. dicendo, sono soddisfatto, ripeto, perché credevo, avevo più timore, ecco, credevo, d'estate avevo timore, cioè quando riparti con una squadra totalmente nuova, ripeto, con 11, 12, 13 giocatori, e l'anno scorso i titolari l'hanno fatto in due persone e mezza, anche questo l'ho già ridetto. Vettori, Cesaretti, mezzo e mezzo della Latta? No, il girone è andata, non nemmeno. Gli altri non giocava nessuno titolare da nessuna parte. Alcuni addirittura vengono dalla D, altri dalle primavere. Non credevo essere qui. Se poi vado a vedere le gare, chi lo sa, forse può mancare anche qualcosa. Incominciando dalla partita di Macerata, ecco, con la squadra prima in classifica, che praticamente giocammo solo noi. Però va bene così, eh. Quest'ultima cosa, se la senti darci un giudizio su che campionato farà il Siena? Ma il Siena, visto oggi, sicuramente importantissimo. Visto oggi, squadra bella, squadra viva, squadra bella. Oggi ha fatto una grossa gara, naturalmente sto parlando, fin tanto siamo stati in parità numerica. Poi da lontano non posso entrare né io, è costato oggi, ecco, oggi per la prima volta ha giocato un sistema che non aveva mai fatto, e la risposta credo sia stata più che positiva. Poi il resto, pensa ai Pontedera. Buono? Questo Bene?